Dare nuova linfa e vivacità ai territori, promuoverne lo sviluppo socio-economico, valorizzando al contempo le tante potenzialità che la comunità sa esprimere. Questa è la mission del GAL Prealpi e Dolomiti, che da anni ormai opera all'interno del contesto dolomitico, territorio che ammaglia per la sua natura, ma dove anche la manifattura è protagonista, così come il turismo e non solo. Molteplici le anime che vanno ad intrecciarsi costruendo un paesaggio ricco di eccellenze. Il gruppo d'azione locale Prealpi e Dolomiti è un'associazione che riunisce il partenariato pubblico e privato del territorio della Val Belluna al fine di implementare sul territorio politiche di sviluppo sostenute da finanziamenti europei, nazionali e regionali. Il GAL opera in vero da molti anni, dal 1997, su un territorio che è pressoché rimasto sempre lo stesso, manifestando quindi una grande omogeneità, coerenza e anche sinergia tra questi diversi partner, che ad oggi sommano ben in 44 soggetti diversi, tra enti pubblici, rappresentanze del mondo del volontariato e rappresentanze del mondo dell'impresa. Una realtà dinamica, sempre pronta a cogliere le nuove opportunità a beneficio della collettività. Proprio all'interno di questa organizzazione che si sta per aprire una nuova stagione di opportunità per il territorio, finanziata da un fondo europeo attraverso l'azione della Regione del Veneto, nello specifico grazie alla direzione ADG FEAS Bonifica e Irrigazione, con la quale noi ci rapportiamo e che ci permette di dare al territorio e distribuire al territorio dei finanziamenti molto importanti per lo sviluppo di quest'area. Nello specifico stiamo parlando del nuovo programma di sviluppo locale del GAL Prealpi e Dolomiti. Questo programma può contare su una disponibilità pari a 5 milioni di euro che verranno spesi sostanzialmente nei prossimi 2 anni, ovvero più che spesi verranno assegnati a dei beneficiari pubblici, privati e imprese attraverso dei bandi. L'obiettivo principale che il GAL si pone all'interno di questa nuova programmazione, la cui denominazione in termini di temporalità è 2023-2027, è proprio quella dell'attrattività, cioè riuscire a creare una serie di condizioni volte a migliorare l'attrattività e la qualità della vita in questo territorio, cercando di valorizzare l'azione che da una parte le micro e piccole imprese, dall'altra gli enti pubblici sono in grado di attuare per raggiungere questo obiettivo. Questi bandi e queste azioni che avremo a disposizione sono degli interventi in vero inediti, specifici per questi territori, e questo è un aspetto che caratterizza fortemente questa programmazione. L'originalità di questi strumenti è proprio volta a dare una risposta puntuale, efficace ed efficiente alle esigenze del territorio. Di nuovo, la specificità di questi interventi è stata, diciamo così, permessa da una parte dall'azione del GAL nel raccogliere le esigenze del territorio, ma dall'altra anche da un grande aiuto che ci ha dato la Regione Veneto, nello specifico l'autorità di gestione FEAS Bonifica e Irrigazione, per quanto riguarda proprio la possibilità di caratterizzare queste azioni. All'attenzione vi sono in questo momento 2 particolari azioni. In questo senso il GAL ha aperto il 10 di maggio un primo bando rivolto alle microimprese e alle piccole imprese, proprio per riuscire a determinare, diciamo così, un sistema di servizi che le imprese, le piccole imprese, le microimprese sono in grado di dare, volto a creare una qualità della vita e un'attrattività del territorio migliore. Nello specifico, questo bando è un bando nuovo perché facilita e favorisce
lo startup, quindi l'attivazione, l'apertura di nuove imprese. Si rivolge quindi a coloro i quali vogliono aprire per la prima volta una partita IVA, quindi un'attività d'impresa, oppure l'hanno aperta da non più di 6 mesi dalla pubblicazione di questo bando, quindi non più indietro del novembre 2023. Ora, in che cosa consiste questa azione? Questa azione, questo bando, a cui si potrà partecipare fino al 9 di luglio, consiste in una erogazione forfettaria pari a 12.000 euro, proprio per favorire la possibilità di partire e attivare una nuova impresa. Che tipo di imprese? Beh, si tratta di micro e piccole imprese legate alla dimensione del commercio, dei servizi e dell'artigianato, proprio legata a quelle dimensioni che più caratterizzano fortemente il tessuto microimprenditoriale su cui si basa la vita economica del nostro territorio. Per fare questo, quindi, basterà presentare una domanda attraverso uno specifico portale istituito dalla Regione del Veneto e successivamente allegare una serie di documentazioni in vero molto semplici che andranno a trattare e a descrivere l'idea imprenditoriale che la persona che si vuole avvicinare a questo bando e al mondo, diciamo così, economico delle imprese ha intenzione di attivare. Il secondo bando invece riguarda gli enti pubblici e in questo caso ha la funzione di migliorare, potenziare, implementare quei servizi di base che già gli enti pubblici hanno, diciamo così, attivato, ma che è possibile migliorare proprio in particolar modo per alcuni aspetti che noi abbiamo voluto caratterizzare proprio per quello che ci è stato detto dal territorio nella dimensione della conciliazione vita-lavoro-famiglia. Quindi aspetti che riguardano il mondo della scuola, del doposcuola, dei luoghi di ricreazione per i giovani e per i minorenni, è il target sul quale questo contributo lavorerà. Altro aspetto interessante di questo bando per gli enti pubblici è che il bando spingerà molto sull'unione tra diverse amministrazioni affinché questo tipo di interventi e questo tipo di contributo possa avere un impatto e un'efficacia su un'area più vasta rispetto al singolo comune, a tutto vantaggio di un servizio di qualità. Gli importi a disposizione saranno fino a 200.000 euro per ogni singola domanda, per un complessivo plafond dato a questo bando pari a 2.200.000 euro. Il bando per gli enti pubblici sarà attivo dal 31 maggio fino a settembre 2024, quindi in questo periodo gli enti pubblici interessati a questa interessante opportunità potranno presentare la loro domanda e evidentemente noi saremo a disposizione per dare tutte le informazioni del caso affinché possano presentare la migliore domanda per riuscire a migliorare questi servizi di base. In questo senso, sia per quanto riguarda le microimprese sia per quanto riguarda gli enti pubblici e la loro partecipazione a queste due opportunità, gli uffici del GAL sono sempre a disposizione anche per il tramite del nostro portale, ovvero sia galpealpiedolomiti.it, dove possono trovare tutte le informazioni del caso per quanto riguarda i contatti e per quanto riguarda anche gli indirizzi email a cui rivolgersi. Azioni che su ampio respiro contribuiscono a contrastare anche lo spopolamento della realtà dolomitica, un contesto straordinario ma quanto mai fragile. Sicuramente due interventi fondamentali per riuscire a rafforzare l'attrattività di questo territorio e riuscire a mantenere gente, giovani e famiglie.